Al primo utilizzo di Zoom è conveniente, oltre che necessario, impostare alcuni parametri partendo dalla pagina a cui si accede utilizzando preferibilmente Google Chrome. Allora io qui vado e attivo Google Chrome, dopodiché scrivo qui Zoom, gli dico cerca, si apre questa pagina e a questo punto gli dico sign in. Sign in e mi si apre questa bella pagina, dove io ho la possibilità di andare a definire il mio profilo e poi stabilire alcuni parametri sulle riunioni, sul webinar, sulle registrazioni e sulle impostazioni. Adesso noi qui ci limiteremo a alcuni parametri soltanto, a partire dal profilo. Quindi nel profilo qui io ho la possibilità di mettere un logo, ad esempio in questo caso io ho messo il logo dell'Università delle Tre Età. In questo specifico caso per una situazione online, perché è previsto delle lezioni di tipo DAD, cioè la didattica a distanza, quindi ho preferito mettere questo logo. Cosa significa questo logo? Io qui avrei potuto mettere una fotografia o qualsiasi altra cosa, ma questo è l'immagine, logo o foto chi sia, che compare nel momento in cui io disattivo la mia telecamera. Quindi questo è importante saperlo. Eh? Quando io ho disattivato la mia telecamera, compare o è rappresentato, la mia presenza, diciamo, è rappresentata da questo logo o da questa fotografia. Dopodiché, già qui io posso andare a, vedete, mi è già stato assegnato un codice di identificazione, che è questo, se voglio lo posso vedere per intero, e ho anche la possibilità di vedere l'eventuale indirizzo che viene creato nel momento in cui io attivo appunto un collegamento tramite Zoom. Questo lo posso anche togliere, naturalmente se voglio posso anche modificarlo a piacere, ma non mi interessa modificarlo, per cui dico annulla e tengo per buono questo indirizzo. Dopodiché qui ho la mia email di accesso, ok, che io posso vedere per esteso oppure se voglio posso andare a modificare, e qui mi dice il tipo di licenza. Qui dice espressamente con licenza. Cosa significa con licenza? Significa che io ho pagato per poter avere una licenza di tipo pro. Quindi questa non è la versione free che io sto usando, ma è la versione pro. Tant'è vero che la posso vedere qui, vedete? Questo è intestato al sottoscritto di proprietà dell'Unitrade, eccetera. E vedete con licenza, poi se voglio posso uscire. Dopodiché questo mi dice che io con questo tipo di applicativo posso attivare una riunione fino a 100 persone, no? Fino a 100 partecipanti. La lingua naturalmente la devo settare, ma se voglio, attenzione che per default qui c'è l'inglese, quindi se voi volete modificarla andate a cliccare lì e quindi scegliete la lingua che preferite. Salva le modifiche, ok? Va bene, salvate le modifiche. Dopodiché anche questo è molto importante, il fuso orario. È molto importante che lo stabiliate qui, in questa posizione. Potete anche modificarlo, ma soprattutto dovete andarlo a modificare o a impostare quando poi vedremo più avanti, che vedremo un esempio di conferenza online, ma di tipo programmato, schedulato, programmato. Poi qui c'è il formato del giorno, cioè queste qui sono le solite cose che non sono così importanti. Poi ho la possibilità di stabilire una password che per default mi viene data una certa password, però che io se voglio posso andare a modificare come voglio. Quindi questo può essere un elemento di sicurezza nel momento in cui voi fate una conferenza, videoconferenza, e volete che soltanto i possessori della password possano entrare. O qui ho la possibilità di disconnettermi o connettermi a tutti i vari dispositivi. Ecco, questo per ciò che riguarda il discorso del profilo. Passiamo a questa voce riunioni. Cosa vuol dire riunioni? Riunioni mi fa semplicemente un elenco dei collegamenti in essere o comunque in un prossimo divenire, mentre queste sono un elenco di collegamenti e di seminari che sono stati fatti in precedenza, con possibilità di fare la pianificazione per una nuova riunione. Ma detto molto importante e ne parleremo dopo. Bene, allora torniamo alla pagina precedente, che di questo appunto abbiamo detto, questi sono quelli che abbiamo già fatto. Poi c'è il webinar. Cos'è un webinar?
Webinar è un neologismo formato dalle parole web e seminar, seminario, che diventa quindi webinar. Qui lo potete vedere, leggere. Per il momento noi non siamo interessati a questo discorso, comunque in poche parole i webinar sono degli eventi di grandi dimensioni che vedete scritto qui, lo leggete da voi, con 100 partecipanti e fino a 10.000 spettatori, no? E poi andando avanti potete leggere se vi interessano tutte queste cose, ma a noi per il momento non interessano. Per cui adesso passiamo invece alla registrazione. Questa invece è una voce importante. Una voce importante perché il sistema Zoom ci permette di fare delle registrazioni, come detto in altre occasioni, registrazioni che possono essere fatte sul computer locale, e questa è possibile anche con le versioni free, e mentre invece se si vuole fare una registrazione che vada sul cloud, allora lì bisogna avere una versione tipo quella che sto utilizzando io adesso, che è una versione license con licenza. Ecco, dimenticavo di dirvi che quando state lavorando con Google Chrome, normalmente le pagine a cui si accede non sono pagine in inglese, ma che attivando la traduzione praticamente vi facilita di molto la vita. Ecco, allora vediamo un attimo cosa possiamo dire sulla registrazione. Allora, innanzitutto il formato registrazione in cloud, vedete quello che dicevo un attimo fa, però noi supponiamo di non dover fare delle registrazioni in cloud, ma partiamo dalle registrazioni locali, comunque è la stessa cosa. E qui dice: le registrazioni locali elencate sotto sono accessibili solo dal computer su cui sono state registrate. Beh, questo è abbastanza ovvio. Poi io posso fare una copia e distribuirle a chi mi interessa. Comunque, qui per ciò che riguarda la registrazione posso mettere i vari parametri relativamente alla data, ai formati, eccetera, eccetera. E quindi posso vedere che io ho fatto delle registrazioni, ad esempio il 27 giugno, un'altra il 23 di giugno, un'altra ancora il 21 e così via. Qui c'è un elenco di tutte quante le registrazioni che io ho fatto e che posso andare a o eliminarle per alleggerire il mio computer da un peso, da un fardello inutile, oppure semplicemente posso andarle a rivedere. Le posso anche esportare e gli dico dove andarle a esportare utilizzando questa finestrella, ok? Però in questo momento non ci interessa più di tanto, per cui torniamo al nostro discorso e vediamo invece di vedere che cosa ci racconta la storia delle registrazioni su cloud. Qui ancora una volta abbiamo la possibilità di regolare e stabilire la data, il giorno, eccetera, eccetera. Qui mi do la possibilità eventualmente di fare una ricerca di queste registrazioni, quelle fatte su cloud, in funzione dell'ID, ok, o in funzione dell'argomento, o in funzione di una parola chiave, e poi qui andare a digitare eventualmente i termini di riconoscimento. Queste invece sono delle registrazioni su cloud che io ho fatto nei giorni scorsi e che quindi posso andare anche in questo caso a condividere e quindi scaricare oppure eliminare. Quindi questi sono i parametri. Ma per ciò che riguarda le registrazioni, ne abbiamo già parlato, ma torneremo a parlarne perché sono molto importanti. L'ultimo argomento di questo video riguarda le impostazioni. Per ciò che riguarda le impostazioni ci sarebbe da spaventarsi perché ci sono quasi 80 parametri da predefinire, ma siccome praticamente quelli più importanti, quelli più comuni sono già stati settati on, qui c'è la possibilità di settare on quando il cursore è sulla destra oppure off quando è sulla sinistra. Ok, dico di no, e quindi si possono settare in un modo o nell'altro, e qui ripeto, quelli più importanti sono già settati su on e direi tutti, diciamo, consigliano di tenere queste preimpostazioni così come sono state definite per default. L'unico parametro importante che vale la pena di andare a verificare è quello della condivisione dello schermo. Ecco, l'ho trovato, che è questo. Chi può condividere? Innanzitutto condivisione dello schermo, che deve essere attivata, no? Sì, se voglio, e questa è una funzione molto importante, quindi
deve essere assolutamente attivata. Dopodiché mi si chiede chi può condividere. Io posso scegliere che solo l'ospite, cioè chi gestisce il collegamento, oppure tutti quanti i partecipanti. Però attenzione che se io attivo tutti quanti i partecipanti, qui mi dice, attenzione, che soltanto i panelisti possono attivare la condivisione dello schermo, mentre gli spettatori non possono attivare. Ricordate che nel webinar è possibile avere fino a 100 partecipanti e oltre 10.000 spettatori, quindi se gli spettatori si mettono ad attivare la condivisione dello schermo sarebbe un caos. Allora, una volta che io ho attivo questa possibilità, ancora una volta sono chiamato a fare una scelta di consentire al solo ospite, quindi al solo gestore, oppure di farlo fare anche a tutti i partecipanti, ma non gli spettatori. Noi qui lasciamo soltanto questa possibilità a nulla e diciamo che può condividere lo schermo soltanto il gestore, l'ospite. Ecco, questo direi che è un parametro molto importante da settare. Tutti gli altri potete andarvene a guardare uno per uno, sono un'ottantina, e buon divertimento.